Tecnologia e umanizzazione, il tema al centro della serata di beneficenza organizzata dall'Associazione Amici della Radioterapia Oncologica Aronc all'Hotel Valle di Assisi nella città serafica. Un'occasione per parlare delle competenze assistenziali e delle tecnologie di ultima generazione di cui è dotato il reparto di radioterapia oncologica dell'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, diretto dalla professoressa Cinzia Ristei. La radioterapia oncologica è anche molto tecnologia e quindi abbiamo questo progetto del quale si è parlato questa sera, un progetto estremamente importante che consente di sottoporre a trapianto di midollo osseo pazienti anziani, persone anziane che altrimenti non potrebbero ricevere questo tipo di terapia. Come? Attraverso una selezione del volume da irradiare utilizzando un'apparecchiatura particolare che si chiama tomoterapia, che è notazione nel nostro reparto, donata nel 2012 dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia. È uno dei punti di eccellenza del nostro Ateneo, non solamente dei dipartimenti di medicina, ma voglio dire del nostro Ateneo sicuramente. Proprio da ieri è tornata da Chicago, dove ha portato uno degli ultimi lavori fatti qui a Perugia, importantissimo, all'avanguardia, forse è unico nel mondo per questo tipo di ricerche. Io penso che va sostenuto da tutte le istituzioni questa cosa, perché poi chi ne riceve il benessere sono i pazienti e i cittadini. Tecnologia e ricerca caratterizzano certamente il reparto, nel quale però non è sottovalutato l'aspetto umano di assistenza e attenzione al paziente, come dimostra anche il progetto di restyling della sala d'aspetto. Abbiamo cercato di rispondere a esigenze di disagio in questa sala d'attesa molto chiusa, molto, molto piccola, e abbiamo cercato di portare armonia, aria, luce, colore in un ambiente eccessivamente, proprio per come è il reparto, eccessivamente tecnologico e funzionale. Abbiamo cercato di giocare, di distendere in modo che la gente che poi lo dovrà usare possa essere più distesa nella loro attesa. Noi come Aronc ci adoperiamo come in passato per rendere più umanizzata la situazione all'interno della radioterapia oncologica dell'ospedale Silvestrini di Perugia, ex Silvestrini, ora Santa Maria della Misericordia, e quindi noi nel nostro piccolo cerchiamo di fare tutto ciò che ci è possibile per dare un sollievo, per umanizzare questo percorso terapeutico. Beh, la radioterapia è uno degli esempi dove appunto l'alta complessità delle tecnologie e tutte le nuove evidenze scientifiche per la cura del tumore si uniscono appunto con un progetto di accoglienza, con un progetto di umanizzazione delle cure. Questo grazie anche non solo al contributo di tutti gli operatori nel loro quotidianità, ma anche grazie al contributo dell'associazionismo. Alla serata ha partecipato tra gli altri anche la presidente dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria, Donatella Porzi.